Buonasera a tutti, ben ritrovati con la nostra rubrica di Podismo Atletica Fabio Sinatti che vi commenterà esclusivamente lui stesso un po' una carrellata di manifestazioni che sono disputate i primi di giugno, tutto il mese di giugno quindi sarà una carrellata di diverse competizioni che si sono disputate nella nostra, nella nostra provincia tutte inserite nel circuito del Grand Prix per arrivare alla ventesima eh, prova del Gran Prix che sarà quella di Ponticino. Qui siamo con eh, Capolona, una manifestazione ormai anche questa qui collaudata da, da diversi anni, quindi la, la Marcia Longa di Capolona che è una delle manifestazioni anche queste qui riprese, ricorrette nel periodo, diciamo, negli anni e che ha visto la presenza diciamo, di un bel gruppo di partecipanti nonostante diciamo, le concomitanze di questo periodo particolarmente intenso. Di, di competizione addirittura il giorno prima c'era stata un'altra gara il giorno dopo e poi dopo due giorni ci sarebbe stata ancora un'altra competizione e poi ancora un'altra quindi veramente settimane intense per i podisti che ovviamente non hanno neanche il tempo di allenarsi approfittano delle competizioni per poter poi eh, realizzare diciamo, il proprio allenamento qui siamo a capolona come vedete c'è in testa alessandro annetti che ovviamente proprio il giorno precedente ha alla corsa diciamo del quartiere di Sant'Andrea particolarmente diciamo, in forma in questo, in questo periodo e poi vediamo i compagni di squadra, tutti agguerritissimi, addirittura con queste prove Alessandro Annetti è balzato in testa la classifica del Grand Prix in senso assoluto alla ventesima competizione, quindi veramente un salto di qualità importante dopo qualche defezione nell'arco delle, delle prime gare, poi adesso veramente a pieno regime, sta veramente andando molto bene dietro vediamo subito emanuele graziani poi il giovanissimo anche lorenzo mori e poi ancora più indietro vediamo anche vannuccini poi c'è fabio guidelli insomma ecco che mano a mano però si staccano un po del, ecco vediamo taos e zaccaria ancora dietro atleta Predisposto molto più forse per le gare in pista che non per le corse su strada. Qui intanto vediamo che Alessandra Annetti prende decisamente il comando su Graziani e Mori, poi Taos e Zaccaria, poi Francesco Vannuccini, ecco via via, staccati poi Pastorini, che è veramente un po' la sorpresa del 2000 del 2019 per quanto riguarda anche la sua posizione nel circuito del Grand Prix, addirittura si è collocato in seconda posizione, poi Giacomo Ragazzini, Bettarelli e poi vediamo anche un altro Sisi importante, poi Prosa, poi vediamo ancora Lisi, Mazzarelli, ecco gli atleti che stanno seguendo, poi il grande intramontabile Rosai Valentino, poi ecco che vediamo anche Basile, Ragazzini, dico Maggi Maurizio, poi Campani che ha perso diciamo, in queste ultime gare ha perso la sua leadership per quanto riguarda il Grand Prix, poi Martinelli, altra atleta protagonista, e poi Volpi Francesca, che direi è quella che sta tirando la gara e il Grand Prix in maniera fondamentale, poi abbiamo visto Fontani, poi Sinatti, Fontani e Camilla, che poi il 19 di agosto organizzerà insieme alla Polisportiva Policiano la Run Matteo Pes, quindi il ricordo di Matteo che proprio deceduto un anno al 19 di agosto e quindi verrà ricordato proprio con una manifestazione all'interno della città di Arezzo di lunedì sera, quindi sarà veramente un grande, un grande evento anche questo. Ecco, intanto vediamo questa gara che fra l'altro è una gara eh, particolarmente diciamo, veloce, nonostante diciamo, la giornata anche direi calda di questi, di questi periodi di giugno che ha veramente messo un po' a dura prova i concorrenti e vediamo proprio subito nelle fasi anche iniziali in cui Alessandro Annetti impone il suo ritmo come l'aveva imposto anche il giorno prima nei, nei confronti del più diretto avversario Alessandro Tartaglini nella, nella prova di Sant'Andrea particolarmente più impegnativa di quella di oggi ma anche il giorno successivo sicuramente molto forte, intanto vediamo Marco Pizzioli che sta precedendo i battistrada proprio nel circuito di gara, una gara direi con eh, piccoli falsi piani Quasi completamente pianeggiante, quindi basata un po' sul ritmo delle, degli atleti. E Vediamo sempre Alessandro Annetti che le, aumenta il suo margine di vantaggio nei confronti dei due compagni di squadra, Graziani Emanuele e Mori Lorenzo. Graziano Emanuele che sta recuperando dopo un periodo, diciamo un pochino così altalenante. E poi vediamo anche. Francesco Mannucini, anche lui con qualche difficoltà iniziale del periodo 2019, mentre Taos e Zaccaria comincia a cedere, visto ovviamente le sue caratteristiche più adatte per la pista. E poi invece Michele Pastorini tenace, inteserrimo atleta, poi Bettarelli che con il suo movimento della testa ancora persiste un po' su quella linea di condotta, però sempre meglio e poi Giacomo Ragazzini e anche per quanto riguarda Fabrizio Sisi anche lui l'altra sorpresa del 2019, e poi vediamo qui dietro il, gli atleti che stanno inseguendo nelle, nelle retrovie. Ovviamente, un, un ecco che vediamo anche Moreno Sinatti nella categoria degli oro, che cerca di tenere testa testa, Lombardi, che lo sta tallonando a pochi metri di, di stacco. Una, quindi, veramente lotta serrata fra i due, anche per quanto riguarda la categoria degli, degli oro. Mentre qui Alessandro ancora. A spingere molto forte in tre giri di questo percorso direi un percorso molto spettacolare eh, che sicuramente avrebbe avrebbe bisogno di avere ancora più enfasi diciamo, nella competizione forse qualche cosa da, da rivedere sulle for sulla formula diciamo, di questa di questa gara comunque sicuramente sempre per me è molto spettacolare una gara piacevole basata sul ritmo ovviamente qui c'è bindi che viene già doppiato da, diciamo, dalla macchina trita sassi di alessandro annetti che sta veramente andando sempre molto molto forte e qui siamo un po' alle fasi conclusive di questa Edizione 2019 della Marcia Longa di Capolona, qui vediamo anche gli amici spagnoli che solitamente sono presenti a Capolona per questa manifestazione in occasione proprio della Sagra dello Stinco, quindi viene inserita all'interno di, all diciamo, di, di una festa che ormai si è collaudata, si è consolidata negli anni e la corsa podistica fa da cornice a questo evento. Ecco, qui intanto vediamo l'atleta direi abbastanza tranquillo con un ritmo ormai sufficientemente adeguato per le caratteristiche ma soprattutto importante per, diciamo, per non farsi raggiungere. Qui intanto vediamo Sileno alter, eh, Alterina insieme a, al marito Sacchetti e qui intanto siamo tornati sulla testa della corsa con le ultime battute per quanto riguarda Alessandro Annetti, classe 1986 che da anni... Sempre protagonista un po' di tutte le competizioni che si disputano nella nostra provincia e non solo. Atleta che riesce a tenere, diciamo, nell'arco di un anno, sempre una condotta di gara direi importante, ma soprattutto di una preparazione anche atletica determinante. Ecco, dobbiamo ricordare anche che poi in questa, in questa categoria, nella categoria dei ha vinto diciamo Alessandra Netti davanti a Mori Lorenzo, poi Graziani Emanuele, terzo posto, quarto posto per Vannuccini, quinto per Pastorini, sesto Bettarelli, settimo per Zaccaria Taos, ottavo Fabrizio Sisi, nono Ragazzini Giacomo, decimo quindi dieci atleti nei primi dieci posti per la Polisportiva di Policiano arezzo Atletica, poi undicesimo abbiamo visto Ciambriello, poi Masoni, dodicesimo Mannuccini, Mazzarelli 13, Rai, quattordesimo quindicesimo Lisi, quindicesimo, poi Fontani Ettore che mantiene la sua leadership nella categoria dei, dei veterani, poi ancora a seguire per quanto riguarda invece il settore femminile, e qui abbiamo avuto proprio la, la vittoria di Cenziana Cenni. Qui, intanto, siamo passati a, Mon a Cianciano a Chianciano. Nella notturna di Chianciano, un'occasione della notturna di San Giovanni all'interno della città eh, senese, particolarmente duro questo percorso. Quindi qui vediamo soltanto le parti diciamo, finali del tracciato, un tracciato da ripetersi tre volte ma con una un'asperità direi veramente importante. Ecco, vedete qui intanto <coughs> la prima partenza con Maurizio Vagnoli che è stato il protagonista della gara, della gara master eh, insieme alla gara degli, dei, delle, delle donne e degli veterani argenti ecco, qui abbiamo Martinelli Emanuela che ha un margine di vantaggio nei confronti di Volpi Francesca di pochi, pochi metri poi terzo posto per Genziana Cenni poi ancora vediamo Lacrimini ecco quindi queste sono le atlete che stanno inseguendo e qui c'è una specie di giro di boa proprio nel centro <coughs> della città senese. Direi che questa qui è una gara particolarmente impegnativa che l'amico Stefano Bigiotti è riuscito a organizzare ormai per alcuni anni anche questa competizione che vediamo intanto San El Nicoletta. Ovviamente è una gara molto intensa anche se breve come come il chilometraggio, qui vediamo anche Rossi abbastanza faticato. Pensate, questa salita deve essere effettuata. Ecco, Roghi, Roghi Katia, deve essere effettuata per tre volte, quindi una salita che mette un po' a dura prova i concorrenti. Poi la discesa, abbastanza che questa che ripita ripida, vediamo anche Moreno Sinatti, e qui eh, Rossi insieme. ecco intanto, vediamo Vagnoli, grande atleta, grande è stato protagonista, campione italiano, anche master negli ultimi periodi. Di corsa su strada ma non soltanto anche in pista sempre molto forte e qui Martinelli che aumenta il suo vantaggio nei confronti di Francesca Volpi l'atleta che sta dominando il Grand Prix per il 2019 aumentando il suo margine di vantaggio nei confronti del più diretto avversario. Intanto vediamo Prozzo Antonio che con questa gara ovviamente si sta avvicinando a scaglia Gianmarco che è leader del Grand Prix e ovviamente <coughs> l'obiettivo è quello di <coughs> di raggiungere la leadership di questa categoria e poi abbiamo Nicoletta Sandrelli che invece mantiene saldamente il suo secondo posto e qui abbiamo Già Scaglia, Gianmarco che è un po' in difficoltà, qualche acciacco ovviamente l'hanno un pochino indotto a tralasciare poi qualche impegno di lavoro e quindi ha lasciato spazio Antonio Prozzo che ovviamente ne ha guadagnato la leadership e quindi con la ventesima prova si è balzato al comando della categoria intanto che vediamo l'arrivo di Maurizio Vagnoli dell'Avis dell di Perugia davanti a Antonio Prozzo del Greggie Ribelle, poi al terzo posto Intanto vediamo la seconda che è Martinelli Emanuele della Polistica del Campino poi arriva Francesca Volpi dell'atletica Avis Sansepolcro vediamo abbastanza provate queste atlete poi Vincenzo Alfieri della Polisportiva Chianciano, poi ancora abbiamo visto anche l'atleta femminile Betti Caterina, poi Scenni Genziana giungere al traguardo, eh, comunque è abbastanza, abbastanza tosta, poi la Cremini Patrizia, ecco qui vediamo proprio le atlete che stanno completando questa prova e Nicoletta Sanarelli per quanto riguarda proprio il settore femminile che si sono ben comportati, poi arriva anche Moreno Sinatti. Che mantiene la sua leadership per la categoria Oro. La partenza della seconda gara invece, è quella degli assoluti, dove ovviamente anche qui abbiamo sempre i soliti personaggi a comandare un pochino la gara. In questo caso, qui c'era l'inserimento di Alessandro Paganelli della Polisportiva Chianciano, insieme anche a Luca Rosi della Chianina e poi i soliti annetti Alessandro, Pastorini Michele, Sisi Fabrizio e l'altro Paganelli Matteo, Cesaronini Samuele. insomma quegli atleti della Polisportiva Chianciano che ovviamente essendo atleti di casa avevano conoscenza abbastanza facile del percorso e quindi potevano avere anche un'impostazione di gara particolarmente diversa rispetto agli altri che la conoscevano per la prima volta, ma già è stato sufficiente il primo passaggio per potersi rendere conto che la gara era insidiosa e particolarmente impegnativa. Quindi, dopo il primo passaggio in cui Alessandro Annetti e Alessandro Paganelli sono arrivati insieme, sono transitati insieme al secondo passaggio, già i distacchi cominciavano a essere un pochino più insidiosi e molto più netti anche perché proprio la salita e eh, condizioniamo un po' il ritmo dei vari concorrenti. Che intanto vediamo ecco, gli atleti che ovviamente giravano intorno all'arco gonfiabile per poter giro di boa, per poter poi ridiscendere nel paese, quindi sicuramente caratteristiche come, come percorso impegnativo da un punto di vista tecnico. Ecco vediamo Alessandro Annetti che sta conducendo anche questo secondo passaggio, Paganelli leggermente staccato, ovviamente gli atleti stanno... Diciamo comportandosi anche di contenimento per cercare di non perdere più di tanto, ovviamente Paganelli prov ha provato un attimino a stare dietro Alessandro Annetti, ma sapeva forse di non ce la fare, allora ha mantenuto la sua seconda posizione insieme a Luca Rosi, altro atleta forte della Chianina, che è andato molto bene. Poi qui vediamo un altro atleta della Polisportiva della Chianina che è andato anche lui molto, molto bene. <coughs> Ancora, ancora si susseguono un po' i vari concorrenti in questa, questa tornata, questo giro. Intanto si cominciava a fare notte nelle percorse che vediamo proprio gli arrivi dei vari atleti nel centro, nella piazza delle, del paese. Con eh, i vari atleti, ecco Anzano l'abbiamo visto in precedenza che era transitato nelle prime posizioni, atleta che quest'anno gareggia sia in bicicletta che a piedi. Poi abbiamo visto Refi, abbiamo visto Lisi, ecco via via si susseguono poi qui ancora altri arrivi. E adesso passiamo alla gara di Ruscello, una gara, eh, direi questa qui forse forse diciamo il protagonista principale è stato come oramai sono tantissimi anni il caldo quindi una giornata caldissima forse a fosa al massimo siamo tornati alla vecchia formula dell'arrivo in salita nella, nella strada principale ovviamente questo ha messo un po' a dura prova gli atleti sia quelli del settore giovanile che devono fare tutto il tratto in salita ma poi soprattutto anche gli adulti che devono fare questo tratto finale quindi intanto vediamo proprio molto direi abbastanza partecipata anche la, la partecipazione di, questa, di questi concorrenti del settore giovanile che come al solito a ruscello anche gli atleti diciamo, del posto si sono cimentati hanno voluto essere protagonisti di questa, di questa gara guardare con quale grinta giungono a conclusione della propria, della propria prova quindi questi atleti appoggiati da genitori da nonni da <ride> parenti e poi la volta della gara degli, degli adulti, circa un centinaio di atleti adulti, direi molto qualificata come partecipazione, forse un numero diciamo, forse contenuto, ma questo dovuto come dicevamo al grande caldo e poi i primi fine diciamo, settimana in cui la gente preferisce andare anche al mare invece che stare il pomeriggio a correre e quindi qui dura veramente prova per eh, i vari partecipanti, qui abbiamo visto subito gli atleti che erano al comando e sono Alessandro Annetti, poi Graziani Nucera, altro specialista diciamo, delle gare con una certa durezza come quella di Ruscello, poi Pastorini, Banelli, Ragazzini, Cucco e poi l'atleta forse più accreditato è Murad Aybelle l'atleta italo-marocchino -marocchino, che gareggia con i colori della Polisportiva Policiano, che sta sicuramente andando in crescendo, addirittura adesso è tornato in Marocco per fare una preparazione in altura con l'obiettivo di eh, partecipare alla Marocchina Città d'Arezzo e ottenere un grande risultato tecnico agonistico. Intanto vediamo i tre atleti di testa con Alessandro Annetti, Nucera e Graziani a, con, a diciamo sulla testa della corsa ma avanti a loro ovviamente Haibel Murad che ha preso, ha preso un po' il, anzi Murad è dietro in questa, in questa circostanza quindi tre atleti della due della polisportiva bruciana l'altro della fili run a condurre la prova quando siamo nelle fasi iniziali di gara in cui ecco che vediamo atleti che stanno transitando nelle Diciamo nel percorso quello che costeggia la frazione di, eh, di Ruscello, quindi una, una gara anche questa, come dicevamo, molto molto impegnativa, con un primo tratto, questa salita qui impegnativa che in cui vede, eh, vede Nucera al comando, tallonato da Graziani, poi al terzo posto Alessandro Annetti, quarto posto per Raibè Ben Murad, quindi... Però ovviamente sono le prime avvisaglie della salita, pertanto è qui diventa poi impegnativo poter decidere il tutto. Ecco che poi vediamo ancora vediamo notturni, poi abbiamo visto pastorini, poi vediamo vanelli. Ecco qui i ragazzini. Tutti, eh, questa è una salita tosta. Eh? Questa è una salita che ovviamente si sente. Poi temperature erano intorno a 32-33 gradi alle 18 del pomeriggio, quindi sicuramente una gara direi molto molto impegnativa da un punto di vista proprio muscolare, ma soprattutto proprio per le condizioni meteo in cui gli atleti dovevano durare fatica, insomma, ecco, è vero che è estate, però l'estate diciamo di Roccelle è sempre particolarmente tosta. Io ricordo sono tantissimi anni che viene fatta, 46 edizioni, quindi la seconda più antica di Arezzo dopo la scalata al Castello e sicuramente una gara in cui vede molto impegnati anche gli atleti, ovviamente non è, non è così semplice poter diciamo, andare, andare sempre nel modo giusto in questa, in questa competizione, abbiamo visto anche Volpi, abbiamo visto Peruzzi, poi abbiamo visto Sanarelli, questi atleti che stanno transitando anche nel settore femminile e qui Vediamo che transita per primo Nucera al primo passaggio davanti a Graziani. E Emanuele, partono anche la categoria oro in questo frangente. Poi Alessandro Annetti che viene recuperato dai Bel Murad. Poi vediamo Notturni, Pastorini, Banelli. Ecco, atleti che poi Baldi che si ferma al primo passaggio nella categoria giovanile. Poi Ragazzini. Poi ancora abbiamo visto anche Conti, Marco. Ecco che poi ancora altri atleti. Sicuramente. Una delle, delle gare, quella di Ruscello, particolarmente anche premiata per quanto riguarda gli atleti, e probabilmente questo tipo di premiazione necessiterebbe di avere una maggiore partecipazione di atleti. Ma come dicevamo di pomeriggio, molti atleti non è che condividono molto la corsa, a meno che non sia un posto particolarmente fresco. E allora <ride> oppure l'idea che mi era venuta era quella di spostare la zona di partenza e arrivo in una zona ombrata che fra poco vedrete anche con le immagini, pertanto potrebbe essere stimolante anche poter posticipare diciamo, la zona di partenza e arrivo e poi dopo riproporre nella zona dell'arrivo invece le, le premiazioni nella, nella frazione. Qui intanto vediamo i, i concorrenti che stanno transitando sempre dalla zona, ecco, vediamo Volpi Francesca insieme a Cenni, Cenziana e poi Lacrimini in questo congente, poi abbiamo visto anche <coughs> l'altra, la chi, la chi, la chi Roberta, poi abbiamo visto a Nicoletta, quindi anche il settore femminile molto agguerrito, direi anche molto qualificato in questo, in questo frangente. Qui intanto vediamo il gruppo degli inseguitori, ovviamente sanno molti che qui della Corte Salvatore ecco che intanto sorridente vediamo Ruggi che sta risalendo questo è un tratto forse leggermente fa, diciamo di leggera pianura prima di affrontare un'altra grande asperità del percorso vediamo Nespoli, poi abbiamo Ghezzi in questo gruppetto che ecco che siamo, stiamo risalendo vediamo Daniello in mezzo anche agli Oliveti Frontani, ecco che Vediamo anche Nicoletta Sanarelli, Magdalena Peruzzi insieme a Patrizia Lacrimini in questa fase, poi qui vediamo Roberto Cioli, poi ancora Prozzo Antonio. Eccolo, qui, Volpi Francesca insieme a Genziana Cenni. Le due atlete che stanno conducendo questa prova, Inse stanno superando Bignardi davanti. Poi Paci, vediamo Calabro. Ecco, Monnani insieme anche a Stefano Sinatti, ovviamente questa è una gara che non è mai piaciuta, diciamo, agli atleti che hanno vanno la gara sul ritmo, intanto vediamo anche Soldini, tornata alle gare dopo anche un periodo di, di problematiche, poi Fosi, De Orsini, poi ancora, vediamo transitare questi atleti, ecco, vediamo Maggi insieme a Burroni in precedenza, là, via via si stanno Caneschi, poi ecco. E questa forse è la zona un pochino più adatta. Ecco qui vediamo anche Viroli l'atleta che viene dalla Romagna, grande personaggio del podismo romagnolo, poi Fontani Serluca, poi Taras e Riccardo insieme a Moreno Sinatti che ha un margine di vantaggio nei confronti di Viroli abbastanza importante in questa occasione. Poi vediamo che Campani, Lisi in precedenza, eh, poi Refi e Giannini ancora sì Prosegue, ecco, diciamo che in questo tratto, qua su in alto, intanto Campani potrebbe essere collocata anche la zona della partenza e dell'arrivo. Forse sarebbe per molti versi accettata anche da concorrenti. Ecco, qui in una parte diciamo ombrata o ombrosa come si vuol dire. Ragazzini, intanto abbiamo visto Panelli. e poi ecco che vediamo Alessandro Annetti. Questa potrebbe essere la zona che noi potremmo proporre agli amici di Ruscello per poter realizzare la competizione e poi dopo le premiazioni farle giù nel paese. Quindi intanto vediamo eh, Graziani talonato dal compagno di squadra Murad e poi eh, Nucera subito dietro. Quindi questi sono i tre atleti che attualmente sono al comando quando sta per, stanno per scavalcare la parte, diciamo, la salita intermedia prima di poi proporre dopo la discesa la pianura riproporre la salita per Ruscello che intanto si rivolge un attimino Murad ma chiaramente sa di avere una marcia in più rispetto agli altri componenti, diciamo l'avventura poi al quarto posto vediamo Alessandro Rannetti che comunque sia tiene sempre molto bene la gara poi al quinto posto vediamo che stanno Ecco questo gruppetto con Pastolini sulla destra al centro Banelli sulla sinistra invece Ragazzini e qui nelle falso piano che riporta verso battifolle vediamo Alessandro Annetti ovviamente un pochino disturbato dal passaggio dei, della telecamera poi vediamo Nucera che sta spingendo molto forte quest'anno non si era visto tanto di frequente ma nelle ultime due gare questa e quella di Ponticino ha fatto vedere di che pasta, di che pasta è poi Giacomo Raga eh, Emanuele Ragazzi eh, Graziani che invece sta migliorando notevolmente insieme poi ai bel murad che vedete ormai grande atleta ormai non più giovanissimo quarantenne però sempre nella breccia atleta che ha una falcata ormai abbastanza fluida abituato anche a, a livelli più alti quindi questo atleta che sta conducendo questa prova direi con eh, una certa patronanza e tranquillità adesso anche con il ritmo leggermente aumentato, stacca il compagno di squadra Emanuele Graziani. Qui intanto vediamo Nucera e qui siamo nella fase, diciamo, intermedia in cui si può spingere facilmente in questa leggera discesa asfaltata. Che da, da San Zio poi ci porta verso Battifolli. Qui vediamo il terzetto comprendete eh, Banelli, Pastorini, e Ragazzini, poi ancora dietro. E vediamo Sisi insieme a Cucco, ecco qui vediamo l'atleta della Torre del Mangia di Siena, poi ancora vedete anche Marco Conti della Marathon Club Città di Castello, poi Notturni che... e poi Mazzarelli, Giacomo che quest'anno sta andando molto bene, direi con un, eh, una, una corsa sempre molto costante, soprattutto diciamo, anche nelle varie posizioni in ogni gara collocato in maniera adeguata. Qui intanto vediamo Ebel Murad che si gira dietro per controllare un po' come la situazione, ovviamente il vantaggio è già ampiamente acquisito quindi corsa molto facile per lui anche se poi avrà di fronte la, la salita di Ruscello che lo impegnerà. Particolarmente ma il vantaggio nei confronti del compagno di squadra Emanuele Graziani sembra acquisito quindi difficilmente potrà subire il ritorno delle, eh, delle compagno di squadra che vediamo proprio all'arrivo a Ruscello con eh, braccia alzate l'atleta della Polisportiva Policiano che va a vincere con il tempo di 31.50 ed è anche un buon tempo su Emanuele Graziani 32.04 poi 32.47 per Giovanni Nucera della filiera Antim, poi quarto posto 33-24 per Alessandro Annetti che ha mantenuto la sua quarta posizione, mentre al quinto posto grande spolvero per, con 33-39 per Michele Pastorini che come dicevamo è andato increscendo in nelle ultime competizioni, quindi direi sicuramente personaggio quest'anno, forse la novità di, del 2019, poi eh, anche Luca Banelli è andato molto bene nella politica al Campino. A seguire poi Giacomo Ragazzini, Cucco, Cucco Roberto Conti Marco, Sisi Fabrizio all'ottavo posto, nono posto per Gianluca Notturni e decimo posto per Ivan Lacrimini della Sestini. Ecco qui vediamo questi, questi atleti, ora vedremo anche quello che succederà in campo femminile e qui lotta serratissima, sicuramente intanto vediamo anche l'atleta... Carlini che la supera proprio nel finale Borri della, della trega terranovese mentre qui vediamo Scenni Genziana in mezzo a questo gruppetto di concorrenti con Orsini, Marraghini ecco vediamo Scenni Genziana che va a vincere la gara del settore femminile in questa salita impegnativa, poi Moreno e Stefano Sinatti poi ancora vediamo arrivare anche Volpi Francesca al secondo posto e poi eh, andremo a vedere anche il terzo posto per eh, Magdalena Peruzzi, anche lei: Polisportiva Policiana Arizzatrelli, quindi grande, grande prova anche per Magdalena. Poi quarto posto per Nicoletta Sanarelli, eccola qua, vediamo sempre molto sorridente, nonostante la fatica che in quei giorni lì, ognuno ha impresso. Poi Antonio Prozzo che guadagna ancora punti. E poi Lacrimini Patrizia, eccola qui giungere a conclusione della, della competizione. E poi Luchi Roberta, che era partita molto forte, forse ha accusato poi nel proseguo della gara la sua impostazione di gara. Tanto qui vediamo anche Frontani, ecco qui. E adesso siamo passati invece a Danghiari al Trofeo Frates i primi, i primi di luglio. Quindi una gara, anche questa rientrata nel circuito del Grand Prix dopo un anno di assenza lo scorso anno, in concomitanza con i campionati italiani master di atletica leggera. Che eh, confermiamo vengono ripetute anche il prossimo anno. E quindi sarà un altro grande evento per la città di Arezzo nell'avere i campionati italiani master di atletica leggera. Ma intanto eh, vediamo che il trofeo Frateres di Anghiari eh, dopo eh, il palio della vittoria che è avvenuto il sabato precedente la corsa di Ruscello si ripresenta l'attenzione proprio del pubblico, quindi diciamo che città molto attiva, comuni molto, molto attivo per quanto riguarda anche lo sport, in questo caso qui il podismo, ma non soltanto, sappiamo che poi eh, sono anche impegnati con, eh, anche con le, le biciclette che verranno effettate nel mese di ottobre, quindi... Vediamo questa carrellata, questa presenza diciamo, massiccia degli atleti che hanno preso parte a questa, a questa gara in cui se la sono giocata diciamo, in 5, chiamiamoli così, 4-5 atleti che hanno preso subito il comando con eh, Verni, Tartaglini, Graziani, Cardelli, leggermente più staccato c'era Pastorini, Bucca, Banelli, Bettarelli, ragazzini. Ecco quindi, questi sono un po' gli atleti. Ma intanto vedete partenza in discesa, e quindi ovviamente un controllo da parte degli atleti nel, nel fare un, una gara molto più accorta perché poi l'arrivo sarebbe in salita. Quindi, se facciamo una discesa in partenza, poi diventa sempre qui Vediamo intanto la Barnischi Francesca in una posizione abbastanza insolita, proprio dietro le retrovie. Quindi, con una certa tranquillità, si è posta si è posta dietro diciamo, alla, al gruppo di testa e qui via via ecco, si susseguono un po' le varie, ecco che vediamo anche Ricci, torna a regare dopo un periodo anche lei di problematiche, poi Rukicatia, qui intanto vediamo Nespoli in questo frangente in un tratto pianeggiante del percorso, <coughs> un percorso direi molto vario, discesa pianura, poi in aperta campagna, qui intanto vediamo anche Nicoletta Sanarelli e privo completamente di traffico quindi questo ovviamente induceva anche gli atleti a correre molto più tranquilli quindi abbiamo Volpi Francesca tenacissima direi che quest'anno è stata una protagonista indiscussa delle gare e che vediamo Canuto insieme alla Roberta Bellardinelli che hanno condotto le, nelle prime parti della gara questa competizione quindi una gara direi particolarmente... È controllata impegnata, però ecco Taricca, poi vediamo qui Lazzarini, Atleti che diciamo dietro la spinta del ritmo di testa poi devono, ecco qui vediamo la testa della corsa con Cardelli, abbiamo visto sulla parte destra Tartaglini, Maglia Rossa per Verni e Graziani a tirare la gara, quindi sono questi quattro protagonisti della competizione, il ritmo direi abbastanza sostenuto e Controlla, ognuno controllava l'avversario. Ovviamente poi c'erano le caratteristiche di ognuno di questi. È ovvio che se si porta nel finale, eh, verni, diventa difficile per gli altri poter com competere. Ovviamente poi è anche un altro tenace atleta con caratteristiche particolari anche in salita. Anche se Alessandro Crataglini è uno che non demorde mai. Giuseppe Cardelli, un grande veterano che non. Mai si scoraggia quindi sempre molto tenace. E grazie a Emanuele, lo spregiudicato, che qualche volta però non è particolarmente spregiudicato, forse nelle, nelle sue nella sua impostazione di gara, a volte dovrebbe osare un pochino di più oppure stare più tranquillo. Nel momento in cui sta andando a tirare, deve strappare per cercare di non portarsi dietro gli avversari. Insomma, quindi sono tecniche, modi di correre ognuno poi ovviamente secondo delle proprie potenzialità cercherà poi di distribuire. Qui intanto vediamo gli ecco, la testa della corsa in una fase interlocutoria del percorso qui vediamo la Belardinelli Roberta che ha trovato sulla strada, strada la compagna di squadra Elena Canuto molto Molto tenace, molto controllata. Fra l'altro, che è una molto forte nei cross. Poi, una che si dedica molto anche alla, alla montagna, quindi con un arrivo in salita, ovviamente è la favorita d'obbligo. Poi la differenza anche d'età la, la dicono tutta, qui intanto abbiamo visto Pastorini, Bettarelli, Bonelli e Ragazzini in questo frangente. Qui c'è un attimo di distrazione, rischiamo di perdere, di, di fare errori nel percorso. Quindi, intanto. Vediamo che Giuseppe Cardelli è sempre molto, molto tenace, quindi direi un grande longevo atleta che si prepara per la Maratona di Berlino. E poi vediamo qui Graziani che, lascia un attimino, ecco no, Graziani che sta tirando la gara, forse sta tirando poco o troppo, non lo sappiamo. Poi Verni subito dietro e Tartaglini a fianco. Quindi gara che adesso cominciava a delinearsi ma soprattutto studiare un po' la tattica per poter staccare gli avversari non così facile come si può immaginare ovviamente perché poi quando siamo lì a correre ognuno sente le proprie forze in questo caso effettivamente questi 3-4 metri per Graziani potevano essere determinanti forse non ha usato più di tanto intanto che vediamo Pastorini che passa all'inseguimento insieme a Bettarelli e Banelli <coughs> e poi ragazzini Qui. Mentre qui vediamo che invece in una fase un po' in salita, cioè si avvicina verso a un chilometro, poco più dalla, dal traguardo. Vediamo che Lorenzo Verni comincia a prendere il comando. Tartaglini cerca di tallonare, Graziani perde un po' il brio della sua, della sua azione, e adesso anche qui il caldo, benché sia stata una giornata un pochino coperta, però era abbastanza fosso e qui vediamo contiene uno spazio di poche centinaia di metri, il vantaggio di Verni sta aumentando progressivamente, tenta in qualche modo Alessandro Tartaglini di stare dietro, ma sa che nella salita Verni ha qualche chance in più rispetto a lui, poi vediamo eh, Emanuele Graziani che ecco, vediamo un po' i due atleti della Polisportiva Prociano che cercano di inseguire il battistrada che ancora potrebbe essere preso, però ovviamente conosce bene questa, questo tracciato, averlo vinto anche per due volte consecutive. Di questo potrebbe essere il tris per eh, Lorenzo Vergni, della Tiferno Runner, che sta veramente spingendo forte in questi tratti finali di gara che sono, direi, particolarmente impegnativi, perché effettivamente poter gareggiare in una gara del genere bisogna avere anche molta forza quindi essere molto preparati quindi andiamo ad Alessandro Tartaglini dietro qui vedete va in spinta proprio sull'avampiede l'atleta di testa eh, ovviamente cerca di non demordere perché se scende un attimino gli altri ovviamente si avvicinano qui un attimo di recupero in questa leggera discesa che poi dopo le impone di nuovo una salita e vediamo proprio ecco, l'atleta Verni che adesso si rilassa un attimino. Il suo vantaggio se è abbastanza acquisito, quindi diventa difficile anche per gli avversari poterlo recuperare. Qui vedete un'altra un esperità importante. Cerchiamo di guardare dove l'avversario sotto è molto sotto. Qui sta girando proprio intorno alla, diciamo, alle, alle mura di, di Anghiari. E adesso proprio nel finale che va a vincere in maniera. Superba, direi, questa, questa trisse per il trofeo Frates per Lorenzo Verni, atleta anche di casa, che ovviamente maggiore soddisfazione per questa ennesima vittoria. Complimenti a Lorenzo Verni, quindi, questi piccoli saliscendi, ma ormai l'arrivo è prossimo e quindi vediamo a braccia alzate che va a vincere questa, questa prova. Quindi, primo Lorenzo Verni con delle, la Tifernoran nel secondo posto per Alessandro Tartaglini direi comunque grande risultato anche per Alessandro Tartaglini che ci sono dei momenti in cui nell'arco della, della stagione anche dei momenti di defianze poi qui vediamo Graziano Emanuele che sta recuperando poi Giuseppe Cardelli ancora negli seguitori eh, vediamo Michele Pastorini molto bene, poi Lorenzo Bucca Lorenzo Bucca Eccolo qui, giungere al traguardo del gruppo sportivo Il Fiorino. Compagno dell'Elena Elena Canuto. Poi vediamo Bettarelli, Stefano Bettarelli. Poi Giacomo Ragazzini. Eccolo qua, grande prova anche per Giacomo Ragazzini. Poi Alessandro Grandi. ecco vediamo ancora altri atleti. E qui vediamo l'arrivo della Elena Canuto, solitaria. Pensavamo di avere, vedere dietro la Bettarelli. mettere la Bellardinelli Roberta ma invece abbiamo olandesi, olandesi Valeria e terzo posto per Bellardinelli e qui siamo passati all'ultima gara della trasmissione per la Straponticino edizione numero 10 direi gara anche questa qui è particolarmente beh, partecipata ecco diciamo così c'è stata una buona partecipazione per, <coughs> per quanto riguarda sia il settore giovanile che sia anche per quanto riguarda il, gli adulti, quindi il settore giovanile abbiamo visto vincere Ceccherini e Emma della di de Ponticino nella categoria 2014, poi Falini Leonardo sempre della stessa categoria, poi ancora invece per quanto riguarda Banchette, Aurora Politica il Campino che addirittura è, Adesso indosserà la maglia di leader del Grand Prix, poi in campo maschile Trinci Matteo, sempre di Ponticino, poi ancora Beccattini Asia della 2011 davanti a Mercati della Vista Sepolcro, poi ancora altra vittoria per Falini Gabriele della Reca Sestini, secondo posto per Rossi Riccardo, per i più grandicelli Miriam Fakar, politica del Campino, Biad Aissa quello Campino, poi ancora Baldi Vanessa che vince Grifoni, Filippo Ponticino. Ecco, questo non so, un po' i protagonisti della, della gara delle ecco, che Beccattini Asia sempre molto grintosa in questa categoria, poi mercati, ecco, via via seguono un po' tutte le varie gare, addirittura molto bene, abbiamo visto anche molta partecipazione in occasione di questa festival Festa provinciale, regionale, anzi dell'Acli, che si disputa a Ponticino ormai ogni anno e che vede ogni anno sempre una buona, una buona partecipazione di, di concorrenti. Ecco, intanto vediamo altri arrivi, intanto che si susseguono gli arrivi dei vari, dei vari atleti, ricordiamo anche la. Quello che è successo nel Grand Prix, questa che era la ventesima edizione del Grand Prix, la l'undicesima per quanto riguarda il settore giovanile, per gli assoluti, ovviamente Alessandra Netti prende la leadership del Grand Prix su Pastorini e Sisi, Ciambriello passa in quarta posizione, Graziani in quinta posizione, Ragazzini in sesta posizione, ma subentra diciamo a Campani per quanto riguarda la leadership del Grand Prix. Poi ancora un'altra nel settore femminile, invece rimangono invariate Volpi Sanrelli, terzo posto per Rossi Valentina, la Crimini Patrizia che supera proprio la Collini Gabriele e quindi va a indossare la maglia di leader, come la stessa cosa per Barneschi che supera Roghi e quindi va a indossare la maglia di leader del Grand Prix dopo la ventesima prova poi Prozzo che anche lui supera Scaglia quindi andrà a indossare la maglia di leader del Grand Prix la stessa cosa si verifica abbiamo detto per i ragazzini mentre la categoria C Fontani mantiene la sua leadership e quindi ecco poi abbiamo ancora per quanto concerne Pastorini che subentra a subentra nella categoria A a Campani quindi anche lì delle evoluzioni, Quindi, intanto vediamo la gara allora, con eh, i vari componenti. Abbiamo visto Malvin Metus insieme all'inseguitore con Nucera e poi ancora per eh, quanto riguarda, ecco intanto se seguono un po' gli arrivi dei vari, dei vari concorrenti nella, nella gara di, di Ponticino. Eccole qui, intanto vediamo Carlini, poi vediamo Lisi, Refi, questo gruppetto comprendente anche Serluca, avete visto, quindi si stanno susseguendo un po' gli arrivi nei passaggi, erano tre giri, anche questi qui, abbastanza impegnativi, salita discesa, pochissima pianura per gli atleti e giornata direi anche qui molto calda, però gli atleti sono stati altrettanto forti, quindi abbiamo visto una di Tartaglini Alessandro e Graziani Emanuele che sono messi subito al comando i due hanno condotto la gara con qualche margine di vantaggio nei confronti di Nucera, Brezzi, Annetti, Metis, Guidelli, Vannuccini e Banelli poi vedremo nelle prossime passaggio come sarà la situazione ma effettivamente la gara eh, ha imposto ecco che intanto vediamo il terzetto Scenni, Volpi e Peruzzi che stanno Tutte e tre insieme, quindi qui se la giocano addirittura negli ultimi 200 metri, quindi granda, gara veramente serratissima. Intanto vediamo un passaggio sempre di Tartaglini e Graziani insieme, poi Nucera, vediamo Brezzi sulla sinistra, dietro Melvin, Malvin e Matthews. Ecco, Questi sono gli atleti che stanno inseguendo, distanziati di circa una settantina di metri, 50-70 metri, poi vediamo qui ancora Guidelli Fabio che... Non demorde mai insieme a Alessandro Annetti. E ovviamente c'è l'ultima parte del percorso, direi forse, forse più impegnativo più lungo, e quindi può succedere anche qualcosa. Poi abbiamo Pastorini, Banelli, Bellardinelli, eh, Bettarelli e Ragazzini. Poi vediamo ecco, l'atleta anche di Castiglione Fiorentino, è andato molto forte fra Pinicola. Poi ancora Merli, poi ancora Nocentini. Ecco gli atleti che stanno inseguendo. Poi Mazzarelli. Vedete, già molta selezione avviene proprio perché le condizioni del percorso impongono una selezione quasi naturale. Vediamo Nespoli, poi vediamo ancora Lisi, poi Carlini, Refic, eh, Buccia, eh, Ciambriello, ecco poi Serluca. Via, via, si susseguono Borri, poi Campani, Tric. Ecco Brandini, poi Nespoli, ecco che vediamo il terzetto comprendente Cenni, Volpi e Peruzzi ancora insieme dopo il secondo passaggio, quindi veramente si prevede una lotta a tre nello spazio degli ultimi 50-100 metri, vedremo chi è che la spunterà fra questi tre atleti, è veramente molto equilibrata la gara femminile, come sembra anche la gara maschile, al di là che Tartaglini, ecco che vediamo l'arrivo di Tartaglini che poi nel finale stacca il compagno di squadra Emanuele Graziani, quindi grande prova per Alessandro Tartaglini, secondo posto per Emanuele Graziani, terzo posto per Giovanni Nucera della Filiran Team, eccolo qui, vediamo l'arrivo anche di Nucera, che comunque sia sempre un protagonista della gara, poi Brezzi Daniele della Trail Running Project. Ancora vediamo Alessandro Ranetti che proprio nel finale ha fatto un grande, una grande rimonta nei confronti di Guidelli, nei confronti anche di Mettius, che poi sarà ecco Malvin Mettius che arriva adesso. Poi arriverà Fabio Guidelli, ecco via via si susseguono gli arrivi. Poi Francesco Vannuccini, Francesco Vannuccini. poi Luca Banelli subito dietro. Ancora Michele Pastorini che con questa posizione si è guadagnato la seconda posizione assoluta del Grand Prix. Poi... Eh, Gianluca Ragazzini anche lui va a guadagnarsi la leadership nella categoria B. Ecco poi vediamo Frappi della Podistica Il del Campino. Ancora Stefano Bettarelli, poi Paolo Garazzini. Della... Ecco qui intanto vediamo anche gli arrivi della prima donna. Vedete proprio nello spazio di pochissimi centimetri fra cenni e volpi. Le Vediamo che hanno fatto veramente una grande volata. Poi il terzo posto per Magdalena Peruzzi che ha perso proprio nel finale un po' la posizione con il gruppo di testa. Intanto che vediamo a Lori e via via si susseguono un po' gli arrivi. Prozzo Antonio, ecco che anche lui va a vincere la sua categoria. Poi via via si susseguono. Bene, con queste ultime immagini... Noi ci congediamo, ovviamente vediamo l'appuntamento verso la fine di agosto con un eh, diciamo con una, una carrellata di gare che si disputano ancora in questo, in questo frangente. Ricordiamo il 28 la Prato Magno Run, il 29 abbiamo le comandar di notte a Levane e poi avremo forse il 8 di agosto a Policiano, la Policiano sotto sopra, poi il Andrete sul nostro sito podismo.tv e vedrete tutte le immagini. Grazie e buona serata a tutti.